Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi è una puntata un po' particolare. C'è un personaggio del web che è arrivato nella mia cucina. La Sora Cesira! Ciao, ben arrivata. Grazie a te. Iniziamo subito con la ricetta di oggi. Vai! Che faremo? Il risotto ai funghi porcini e speck, che però è una variante del risotto della Cesira. Risotto della Cesira. Siccome fa chic, va nominato in francese. La Sora Cesira présente le risotton. Le risotton. Avec le funghi porcini. Avec le funghi porcini. Con un sussur de speck. Con un sussur de speck. E voilà. Allora vediamo gli ingredienti rapidamente. Quindi abbiamo del riso, che è ovviamente il protagonista. Certo. Funghi e speck. E poi abbiamo tutto l'occorrente per mantecarlo e per cuocerlo. Perfetto. E adesso te faccio vedere come taglieremo lo speck. Oddio, il mio sogno. Prendi il coltello. Sto per cucinare in televisione. Senza averlo mai fatto a casa mia. Poggi la punta e inizi con questo gesto. Sì. Ok. Vado. E adesso vai tu. Non riprendere direttamente la mano e lo schizzo di sangue. È un po' più forte. Non si taglia. Ecco qui. Oppure come taglieresti a casa. Tu a casa come taglieresti? Io a casa taglierei così. Però vedi, ma se... così è bruttissimo. Provo io. Vai. Questo qua è più che sufficiente. Iniziamo con la cottura. Pronti. Oh, qui sta già cuocendo un brodino vegetale. Esatto. Che ho portato da casa. Teniamo il fuoco un po' basso. Un po' basso, ok. Esatto. Aggiungiamo un filo d'olio d'oliva. Ma proprio un filo. Ma proprio angoscette. E una noce di burro. Ecco. Aggiungiamo un po' di cipolla. Ah. Aggiungiamo lo speck. Ah già. Sì, la mettiamo come base, facciamo diventare croccante. Ok. E poi la mantecatura. La mantecatura viene così. Ah. E possiamo aggiungere anche i funghi. Si dice una presa di funghi. Presa di funghi. Wow. Una presa de funghi. Un presa de funghi. Adesso aggiungiamo il riso. Ah. Il manteca allo stesso tempo allora. Sì. No, puoi aggiungere anche tutto insieme. Così. Ecco. Ecco. Perfetto. Okay. Adesso, visto che è diventato un po' pesante, giralo in modo che si deve amalgamare con l'olio. Questa fase si chiama tostatura del riso. Tostatura del riso. Aggiungiamo del vino bianco. Ah. Che spettacolo. Che spettacolo. Giralo sempre. Mantechiamo o giriamo? Come preferisci. Adesso sei diventata... Io sono una mantecatrice. Oh, vedi. Hai visto? Ha fatto anche il giretto. A questo punto possiamo aggiungere il brodo. Ok. Il brodo va a coprire completamente il riso. Ti aiuto pure io, dai. Ok. Anche perché so fare tutto io. Ecco, il brodo. Mettete il brodo a coprire. Teniamo la fiamma bassa. Adesso ad occhio a me il riso sembra cotto. Tu che dici? Davvero? Lo mantechiamo con un filo d'olio d'oliva. Okay. Aggiungiamo del formaggio grattato e lo mantechiamo. Si prende il piatto, poi si prende il riso e si mette nel centro, giusto? Esatto. E poi... Vai, bello. Eccoli qua. Il parmigiano. Ah, questo lo mettiamo a cuvoletta. E mettiamo un po' di verde, lo fate collassare qua sopra. Ci mettete gli occhiali della Cesira vicino e avrete le risotton avec le funghi porcini con un sussur de speck. Io a questo punto direi dal Berigo e dalla Sora Cesira buon appetito.